Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Downfall. Nell'ultima puntata abbiamo preso il controllo di Agnes, dopo che l'altra parte di Joe, se così vogliamo chiamarla, ha fatto una strage e ha ammazzato tutti. Ha dasciate, ma a quanto pare non è morto nessuno. Perlomeno Agnes è ancora in piedi. E Joe nemmeno si presume che sia morto, perché come può Joe aver preso a dasciate se stesso? È un po' complicata la cosa, ma credo che sicuramente avrete capito alla perfezione, senza il bisogno che mi dilungo in discorsi che non posso fare e che sicuramente danno fastidio tanto a voi quanto a me, ve lo posso assicurare. Non mi piace per niente, mi dà proprio un fastidio interiore dover essere per forza di cose così vago e ecco. Ci siamo capiti. Allora, iniziamo subito vedendo che cosa possiamo fare adesso con Agnes. Abbiamo qua una bellissima testa di Alce. Povero Alcide. E possiamo parlare, abbiamo già parlato con un maiale, adesso possiamo parlare con una testa di Alce. Don't worry, Mr. Moose. Everything's gonna be just fine. Giusto, no? Tempo adorabile. Oh mio Dio. Apri, chiudi. Chiudiamola per il momento. Un letto. I really don't know what to say. Come? I really don't know what to say. No, non stenderti. Sembra calda la coperta per terra. E la porta? Bella porta, credo. Ma what? I'm locked in? Who is it? The door's locked and I don't have a key. So please go away, yeah? I'm calling the police. Whoever you are, go away! Okay. Don't panic, Agnes. We need to get out of here. Fast. Ok, prendi la coperta. Ho già un'idea. Facciamo la classica corda con i lenzuoli annodati. Radio. Un pezzo di antiquariato, ma meglio di niente, immagino. Accendi. Ok, così crea un'atmosfera migliore. Letto, prendi il copriletto. Qui, finestra, apriamo. Così almeno la musica copre anche il suono di noi che facciamo casino con. Usa. Come no? È troppo in alto perché possa saltare di sotto. No. Ah, leghiamola all'alce! Dovrei cominciare con qualcosa di più lungo, ok, con il copriletto. Excuse me, Mr. Moose. Al copriletto ci leghiamo la coperta. Perfetto, via. Ok, è ancora tutta intera. Tanto è già morta una volta e ritornata in vita, quindi. Porta d'ingresso. Non so quanto sia saggio tornare dentro, ma. Oasi di pace, che ci faccio qui? Chiusa chiave, va bene così, non ho intenzione di tornare là dentro. Potrei anche riuscire a scavalcarlo se solo non indossassi questo stupido abito da sposa. Chiuso, ovviamente.
Porca miseria. Una macchina? Qualcuno ha parcheggiato in mezzo al prato, non si fa. E chi sarà stato? Oddio, questa macchina sembra qui da... Questa macchina potrebbe essere il mio biglietto di sola andata. Peccato che io non sappia guidare, cazzo Agnes. Spalanca. Whoops. Avvia il motore. The key's in the ignition. Look at me. Maybe. If I put something heavy on the gas pedal, the car would break through the fence. Genius. Ok, allora troviamo qualcosa di pesante. Che non è qua. Nonna, come piove. In macchina non è che c'è qualcosa in macchina? No. Esamina. Una divinità romana svetta sul giardino dell'albergo. Spingiamola. Magari si rompe la testa. Voilà, Ma che fortuna. Prendi la testa. Prendi la gamba, prendi il pene. Prendiamo la testa, direi che va bene. Posso prendere anche la gamba? No. Allora, mettiamo la testa sull'acceleratore. Vabbè, ha funzionato, la recinzione l'abbiamo rotta. Con un po' di fortuna la pioggia spegnerà l'incendio, sì, dai. Ok, abbiamo un corridoio qua, una mattonella nera e un altro corridoio di qua. Un altro corridoio, un altro corridoio. Oh merda, che è successo qui? Un altro corridoio. Un altro corridoio e siamo in un labirinto. È abbastanza ovvio. Parete. Qualcuno ha dipinto sul muro la sagoma di una porta. Se solo fosse reale. Come se qualcosa di tutto questo fosse reale, no? Oh. No, qua per andare. Questo corridoio non l'abbiamo visto. No, sì che l'abbiamo visto, è l'entrata. Oh no, no, c'è una grata. I numerosi 666 dipinti ovunque. Le zucche. Marce. In un bagno, sempre. Che spreco. Spappola, spappola. Un po' troppo rosso però. Dalla zucca fuoriesce una viscida sostanza rossastra simile al sangue. Ok. Andiamo a vedere di qua. No, qui è da dove siamo arrivati noi, quindi andiamo a vedere di qua. Oh merda. Ok, l'importante è che non viene qui da noi. Guardate un po' chi c'è. Che ci fa seduta da sola in una stanza vuota? Deve essere pazza. Hello?
terrible with names. So, I probably won't remember it anyway. Just say what you want and leave me be. I'm not looking for company. I promise I won't take much of your time. Someone's following me. We need to get out of here. I can't. But it's some crazy mother. He's got an axe. I know. But she will never let me go. Who? She. Who is she? She is the monster that keeps me here. A fat little maggot that crawled inside my head and refuses to leave. She's a god and a devil, a trickster, a demon. Okay, I get it. Good. Then get out of here while you still can. But how? This place is full of dead ends. I'm lost. There is one way. It leads right through her house. But maybe. Maybe you can make it. Fine. Tell me where to go. There's a door in one of these rooms here. It won't open without a handle. You'll need to make one. Make a door handle? Not a real handle. Just one suited for a door like this. Thanks. That's really helpful. In realtà è stato di enorme aiuto perché noi abbiamo capito come fare, ma lei ha parlato... Lei, anzi, usiamo i nomi finché possiamo, perché qua dovremmo usare spesso i pronomi. Ivy ha parlato di una lei, di un verme grassoccio femminile che si è insinuato nella sua testa e che la tiene prigioniera qui. Noi non sappiamo chi sia. Ha detto un dio e un diavolo allo stesso tempo. Se noi uniamo tutti i dettagli che abbiamo, ci viene in mente qualcosa, credo. Io credo che alla maggioranza di voi sarà già venuto in mente qualcosa. Abbiamo un lei, quindi sappiamo che è una femmina, un verme grassoccio. Abbiamo già visto una femmina che ha a che fare coi vermi, una donna che si fa chiamare la regina delle larve. E il fatto che il verme sia grassoccio sta ad indicare il problema di Ivy, che l'abbiamo già capito. Ritorniamo indietro, ritorniamo su The Cat Lady. Susan aveva un disturbo mentale, che era in quel caso la depressione, e per certi versi la regina delle larve ci ha fatto capire di essere la depressione. Ci ha detto: io sono stata con te per tanto tempo, e si può pensare la morte, perché un essere umano che soffre di depressione ha costantemente pensieri suicidi, no? E quindi la metafora che lei era sempre lì accanto, e l'abbiamo vista anche comparire dietro Mizzi. E questo potrebbe pensare: ah, ma la regina dei vermi è la morte. No, perché se vi ricordate, non è un caso che io abbia chiesto proprio alla regina dei vermi: ma tu sei la morte? Lei ci ha risposto: no, non sono la morte, non è la morte. E allora perché la regina dei vermi era vicina sia a Susan che a Mizzi, che stava per morire per il cancro? Perché secondo me, attenzione, questo di nuovo è una mia opinione, ma anche qui ne sono quasi sicuro, la regina dei vermi altro non è che la malattia, il male. Stava con Susan perché Susan era affetta da depressione, stava con Mizzi perché Mizzi aveva il cancro, sta con Ivy perché Ivy ha o la dismorfofobia o è anoressica, ok? Questa è la mia interpretazione, e è proprio lei, quella lei che la tiene chiusa qua dentro. Purtroppo anche qua non possiamo al momento avere certezze, perché manca ancora il capitolo finale della storia, ovvero Lorelai, che dovrebbe uscire tra pochissimi giorni, quando sto registrando questi video. E se posso darvi un antipastino, in Lorelai si parlerà tantissimissimo di questa regina dei vermi, ok? Quindi per ora sì, fate bene, mi raccomando, pensateci, scervellatevi su questa faccenda, ma non impazziteci troppo, perché
al momento non si ha niente di certo. Fino a quando non ci saremo giocati Lorelai, non potremo avere niente di certo. Comunque, a parte tutto questo discorso, Ivy adesso ci ha dato la soluzione per uscire di qua. Il problema è Joe con l'ascia, che è ancora qui in giro. E è passato di qua e noi dobbiamo tornare di qua. Dobbiamo trovare qualcosa per dipingere una maniglia. Dove si va di qua? Qui siamo ritornati all'inizio. Proviamo ad andare... Oh merda, non c'è più la porta. La parete è sempre stata qui, no? Una bambola? Che bambola triste, chi può averla lasciata qui? Difficile immaginare che un bambino voglia giocare in un posto simile. Raccogli, raccogli. Potremmo usarla come pennello, credo. Vediamo che ci dice. Tutta pelle e ossa. Che orribile esempio per le ragazze. E con quella parrucca folta sembra quasi un pennello. Ci ha dato ben due indizi questa bambola. Il fatto che con la parrucca folta sembra un pennello, quindi possiamo usarla per dipingere la maniglia per uscire da qua. Abbiamo già trovato anche la vernice rossa tra quelle zucche. E il fatto che la bambola sia tutta pelle e ossa. C'è bisogno che aggiungo altro, vero? Ok, adesso dobbiamo ritrovare le zucche. Speriamo di ricordarmi come c'ero arrivato alle zucche, perché questo labirinto è veramente tremendo. Ero andato tutto in fondo di qua. Ok, oltre la sedia. Dove diavolo è Joe? No, qui c'era la porta. Mannaggia la miseria. Di qua. Qui. No. Di qua allora. Oh mio Dio. Ragazzi, è tremendo. Allora. È qui. Ma qua si ritorna da Ivy. Eccole, 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 eccole. E nella zucca siamo la bambola. Perfetto, bambola insanguinata. Joe, ti prego, lasciaci in pace. No, qui siamo tornati da Ivy. Adesso di qua. Perfetto, e ora tutto di qua. No. Tutto di qua allora. Ok. Perché c'è il cuore che batte adesso? Usa, usa, usa. And we have a perfect door handle. Guardate cosa c'è negli specchi. Le bocche. Ah, a proposito di specchi, in diversi avete scritto nei commenti e alcuni anche in privato che negli specchi in tutto il gioco non si vede mai il riflesso di Joe. Allora io non so, mi avete detto questo potrebbe significare, allora non lo so, perché dovete tenere di conto la, tra virgolette, qualità dell'engine di Downfall. Qui abbiamo un engine che, sebbene è tecnicamente molto superiore a quello di The Cat Lady, è comunque un engine limitatissimo. E io non credo che una roba del genere riesca a gestire bene i riflessi. E credo che
sia stata una scelta intenzionale da parte di Michalski di non inserire riflessi negli specchi per non rendere il tutto eccessivamente pesante. Ma non lo so, potrebbe anche essere che è come dite voi e che ci sono altri significati dietro. Purtroppo non si sa, perché fosse stato un tripla A, avrei detto ok, non ci sono i riflessi negli specchi, questo sicuramente vuol dire qualcosa, ma con un engine come quello di Downfall, non lo so, siamo nel dubbio. Questa è una cosa che bisognerebbe chiedere per esempio a Michalski, che dovremmo dirgli: Michalski, ma sti riflessi negli specchi non ci sono perché è un motivo o perché l'engine aveva problemi o che ne so? E lì a quel punto avremmo una risposta su cui poi potremo riflettere, ragionare e tirar fuori altre cose. Ma adesso qui volevo farvi notare come ci sono delle bocche in tutti questi specchi. E dov'è che inizia la digestione? In bocca. No, a parte gli scherzi. La bocca, che è proprio lo strumento che usiamo per mangiare. Welcome to my house, young lady. Who are you? I have so many names. It's hard to pick them. But the only thing that truly matters is who you think I am. E di nuovo, ne abbiamo già parlato di lei, no? Di essere la stronza di cui mi ha parlato quella povera ragazza. Giudicare dalle labbra, una siliconata sfregiata. Non me ne importa un fico secco. Ora, anche qui possiamo tentare, vedete, non c'è questa volta la morte, non c'è questa volta la depressione. Abbiamo altre cose, un incubo, il demonio, un'allucinazione, un demone. Ma, come vi ho detto, io un'idea ce l'ho. Il fatto che lei sia la malattia. Ma è davvero così? È la certezza? No, perché Lorelai, come vi ho detto, deve ancora uscire. E io so anche un'altra cosa che è molto importante che io vi dica. Sempre grazie alle varie interviste che ho letto di Michalski, lui ha affermato più di una volta che non programma le cose a lungo termine. Nel senso, quando lui scrive una storia, usa uno stile creativo molto comune, devo dire, che viene usato da tantissimi scrittori, ad esempio, che è quello di non programmare tutta la storia dall'inizio alla fine prima di iniziare a scriverla, ma di buttarsi, cioè iniziare a scrivere e buttare giù idee, cose magari che non sai neanche che senso abbiano lì per lì, e poi alla fine, quando hai una valanga di roba, inizi a ricollegare tutti i puntini l'uno con l'altro, a dare il senso a quella cosa, a dare il senso a quell'altra, alla fine ti viene fuori una storia incredibile. Questa tecnica è usata tantissimo, pensate un po', proprio per cercare di creare qualcosa di più personale possibile, perché in questa maniera, scrivendo, buttando giù di getto tutto quello che ti passa per la testa, senza preoccuparsi di quale significato possa avere, se può creare il colpo di scena nella storia, se andrà bene per il finale, questo, no, senza preoccuparsi di tutte queste cose, tu ti passa per la testa quella cosa, ti piace, boh, ce la butti, poi ma che più avanti gli darò un senso, più avanti la ricollegherò, che ne so, con il finale, o la creerò come un flashback di quel personaggio in modo da creare un colpo di scena. Ecco, questa tecnica crea un racconto, una storia, una narrazione molto 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 personale, di introspettiva, e per questo motivo è una tecnica narrativa usata veramente da tante tante persone, ed è una tecnica che usa Michalski. Ora, dato che questa storia non è ancora finita, perché vi ricordo ci manca Lorelai, avete fatto caso che tutte le volte che si parla di questa vecchia, ogni volta che si ha a che fare con la regina delle larve, gli si chiede: ma te chi sei? Non ci dice mai chi è questa qui. E ci dice sempre: io sono quello che tu credi che io sia. Perché? Perché questo potrebbe benissimo essere, e io sono abbastanza sicuro che lo sia, un espediente molto intelligente di Michalski di tenere buono il giocatore, perché lui ancora non gli ha dato un senso a quella vecchia. Potrebbe benissimo essere così, perché, vi ripeto, so benissimo che in Lorelai si parlerà tantissimo di lei. Possiamo dire che Lorelai sarà
dedicato alla vecchia. Ma lasciamo perdere le mie idee e le mie intenzioni. Comunque, il fatto che il capitolo finale sia dedicato interamente a lei, io credo che in questo punto, in Downfall e in The Cat Lady, lui ancora non gli avesse dato un vero e proprio senso preciso a quel personaggio. Che fosse un personaggio che lui si sentiva dentro e aveva bisogno e voglia di buttare lì nella storia, nella narrazione, e l'ha fatto, senza preoccuparsi di creare mille collegamenti. Solo in maniera molto intelligente ha fatto in modo che il giocatore subisse quel personaggio in maniera positiva, senza che nascessero frustrazioni perché il lettore, o in questo caso il giocatore, avesse l'impressione che il personaggio fosse vuoto, fosse non finito, no? È molto probabile, e questo è anche il motivo per cui tutte le volte abbiamo tutte queste cose, tutte queste opzioni qua, e non ci dice mai chi cavolo è. È molto probabile, comunque... You must be the bitch that poor girl was talking about. Vedete? Ride e se ne va. Tutti gli specchi si spaccano e siamo di nuovo soli. Adesso. Sentite che bella la musica? È veramente bella. Comunque, non possiamo purtroppo stare qui ad ascoltare questo pezzo magnifico per ancora lungo, quindi ci dobbiamo salutare. Nel prossimo episodio proseguiremo il nostro viaggio con Agnes per vedere dove ci porta, e devo dire che adesso cominciamo ad avere già molti più tassellini, molte più cose in chiaro, e piano piano d'ora in avanti potremo parlare un po' più apertamente. Avete visto che anche in questo episodio mi sono lasciato andare un po' di più con i dettagli. Alla prossima.